Modena ripete su tutti gli angoli della città il nome del Milan, fin sotto il Duomo illustre d'arte di secoli, fin sotto l'Accademia Militare. Ecco tutta la partita. Neri terrà in scacco Puricelli. Gratton e gli altri difensori d'ambo i lati faranno altrettanto coi rispettivi avversari. Il tuffo di corazza contagia Carappa e Silvestri, ma il bello viene adesso. Sentimenti Quinto conferisce a Gratton la patente di falciatore emerito. Emerito, ma stavolta Canali gli sfugge di misura. Bernigo ci fa vedere una palla in rete. Silenzio con gli applausi, era fuori gioco. Ripresa, testa di Carappa, traversa, tiro di Sloan, replica Puricelli, salva Braglia. Continua la sinfonia orchestrata sui legni. Carappa, palo numero 2, niente di fatto. A Novara la cupola di San Gaudenzio allunga il collo per guardarsi la partita. La caccia ai biglietti è furibonda. Il pugilatore Morabito si sostituisce alla cenere. E questo chi è? Viola protesta, l'originale è più carino. Lo stadio non basta e nella tribuna d'onore hanno tolto la scala. Ferraris, vecchio Granata, oggi sarà cordiale avversario, ma San Gaudenzio avrà una delusione. Più organico, disciplinato interprete di un piano strettamente utilitario, il Torino riuscirà a segnare un punto per tempo e quello del primo avrà per autore il Boccia Giuliano, passato ormai cannoniere scelto. Sarà Loic a segnare il secondo, tra il fermento di una ostinata schiumante offensiva del Novara, invano lanciato alla caccia del pareggio. Viola dipingerà un tiro di tacco, ma Bacigalupo le sa tutte, compresa quella di non scomodarsi quando la palla ammira troppo alta.